Care amiche, cari amici, anche il 2018 volge al termine e come di consueto vogliamo prenderci un momento per fare gli auguri e i saluti doverosi a tutti voi che ci seguite e a tutti i nostri collaboratori. Il 2018 è stato un anno di svolta per tutta la nostra redazione, innanzitutto perché grazie e ringraziamo il Comune di Carpegna e l'associazione La Grande Calamita che ci ha messo a disposizione la propria sala, in cui abbiamo creato e dato vita alla nuova sede redazionale. Poi da questo è nato tutta una serie di arricchimenti del nostro palinsesto, tra cui il nostro programma di punta calcio di categorie che ha preso piede ben oltre i confini provinciali. Vogliamo ringraziare e ricordare che è stata la prima stagione, abbiamo dato via la prima stagione, ancora continuerà poi da gennaio per i prossimi mesi. Una nuova stagione con un nuovo set, un nuovo studio, un nuovo sfondo e soprattutto la presenza in studio dal vivo di ospiti dalle varie realtà sportive e calcistiche del nostro territorio che noi ringraziamo doverosamente e invitiamo a continuare a seguirci. Poi, dopo calcio di categorie, sapete che noi siamo nati come realtà, come emittente sportiva. Innanzitutto, seguendo il calcio a livelli dilettantistici, abbiamo arricchito la nostra collaborazione con la SD Carpegna Calcio, una nuova avventura che ci ha visti protagonista innanzitutto dalla Repubblica di San Marino per la prima amichevole stagionale, un'amichevole internazionale con il Penarossa, da cui è nata la nostra, anche se devo dire la verità, questa esperienza per le trasferte è nata nello scorso maggio, quindi sempre in questo anno, parlando però della passata stagione, con la prima vera ripresa con tanto di grafica e la nostra regia che salutiamo, poi i saluti li farò alla fine. Ripeto, la prima partita è stata Borgo Pace Carpegna in quella semifinale playoff. Però da lì è nato questa bellissima collaborazione col Carpegna Calcio, che vi ricordo poi si è proiettata anche per le partite casalinghe con la domenica sportiva, nella domenica sera, come voi in tanti ci seguite, avrete avuto modo di vedere le partite del Carpegna in casa. Poi, parlando anche di calcio di categoria, abbiamo avuto tanti ospiti, ripeto, tanti ospiti di caratura territoriale e non solo. Per noi è stato un grande orgoglio aver avuto tanti picchi di visualizzazioni da parte di tanti sportivi, e vi ricordo che abbiamo avuto più di 310.000 visualizzazioni nell'arco del 2018 dal nostro portale trcarpegna.net, che oltre alle produzioni video segue tutta la cronaca e l'attualità del territorio, quindi con post sempre aggiornati su tutto il mondo che riguarda appunto la provincia e la regione Marche. Parlando di attualità e cronaca, non posso non ricordare i fatti appena trascorsi di Corinaldo, che noi abbiamo seguito da vicinissimo con tanti speciali articoli e anche un video molto toccante, che poi alla fine mi prenderò un attimo per ricordare. Chiaramente non posso non ricordare queste vite spezzate così in tenera età. Poi, passando da un lato più emozionante, toccante, si passa a parlare di musica, quindi di un lato più felice, sempre emozionante, ma con un tocco più felice. Parliamo di MusicNet, che da questo 2018 avete potuto avere modo di vedere i nostri collaboratori che l'hanno arricchito ulteriormente. Possiamo ricordare la grandissima Tati Severini Macarena, che ringraziamo, Davide Santini, il nostro amico Adler Ducci, che con lui l'avete già visto anche dagli scorsi anni, ma comunque ha fatto parte del nostro staff anche per quest'anno. Noi li ringraziamo tutti. E vi invitiamo, se non l'avete visti, andare nel nostro archivio TRC a vedere tutte le canzoni molto belle e molto poetiche. Poi, parlando sempre di programmi, il 2018 è stato un anno
ampliamento totale, perché abbiamo avuto modo, avete avuto modo voi poi, prima di noi, di vedere il primo palinsesto di TRC, che a me in prima persona come direttore mi rende orgoglioso, aver creato passo dopo passo una piccola TV locale nella nostra piccola Carpegna, partendo dal domenica sera, quindi con la partita, un piccolo palinsesto che per il 2019 noi cercheremo di arricchire ulteriormente. Vi ricordo i primi appuntamenti, quindi dalla domenica sera con la partita, il martedì sera il nostro programma di punta, che ripeto, calcio di categoria, il giovedì sera Music Net con un ospite a rotazione, tra cui ricordiamo anche gli amici Musaico Live che ci hanno permesso di registrare le loro canzoni. Poi nel 2019 cercheremo, e abbiamo già in cantiere, tantissimi nuovi programmi, quindi rimanete con noi. Passando invece alla web radio, come ormai da 2 anni a questa parte abbiamo dato vita, oltre le normali interviste con tanti ospiti e artisti, abbiamo dato vita un palinsesto tutto sopra la web radio con 2 nuovi programmi non prodotti da noi, ma che ci fanno onore averli insieme a noi. Ringraziamo il mago Alex Gar e il suo staff. Vi ricordo Wawa Wiwa, il programma interamente dedicato ai più piccoli, al mondo dei bambini, e Radio Globo di Luce, nell'appuntamento del pomeriggio, del giovedì pomeriggio, una rubrica un po' più spirituale dedicata ai più adulti. Detto questo, concludiamo questo mio breve messaggio. Forse mi sono allungato un po' troppo, però volevo citare, prima di tutto, ringraziare il mio staff, sempre, che mi è sempre vicino, mi supporta e mi sopporta, partendo dal mio vice direttore, nonché regista Diego Verzigotti, che gli faccio sempre nel cuore. Poi abbiamo i nostri cameraman. Ritornando a parlare della partita, sono stati loro fondamentalmente i veri artefici di tutto questo, uno alla regia che è Diego e cameraman da Medione, che ci riprende ormai dall'inizio stagione tutte le partite. Noi ti ringraziamo e ti invitiamo chiaramente a essere dei nostri anche per il 2019. Poi abbiamo Fabio Faraboschi, l'altro nostro amico che ci sopporta anche lui dietro la telecamera. Lo ringraziamo perché ha avuto un momento un po' così, con problemi familiari, e noi lo invitiamo a tornare fra noi al più presto possibile ad aiutarci, perché voi siete tutti importanti, noi siamo importanti per voi, ma senza il mio staff io farei molto di meno. I nostri artisti li ho già ringraziati, io vorrei anche dedicare, prima di fare gli auguri per il prossimo anno, vorrei dedicare l'attenzione, come dicevo prima, a tutte le vittime di questo anno che ci hanno lasciato sia prematuramente che non. In particolar modo, parlando della nostra regione, non posso non dire delle vittime, delle giovanissime vite di Corinaldo, i 5 ragazzi e la giovane madre, che saranno sempre con noi, nonostante non li conosciamo da vicino, ma saranno sempre parte insieme a noi. Detto questo, non mi resta che augurarvi, nelle ultime ore che sta per terminare questo 2018, che sia stato sereno per tutti voi, ma io spero vivamente che ci sarà un 2019 ricco di tante soddisfazioni per noi, per voi che ci seguite e per le vostre famiglie. Non mi resta che augurarvi un 2019 in compagnia di Teleradio Carpegna. Teleradio Carpegna, la TV del futuro.